oggi marmellata! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti su Due Cuori e una Cappa. Mi sono salvata in corner. Bravo, stai dicendo su Arte per Te. Bene, quindi vi invitiamo anche su Arte per Te, dopo una cappa, il canale Ombretta e perché no, anche Poti Toys. Fate felice un bambino piccolo. Location un po' particolare, non vi diciamo dove siamo perché siamo fuori casa. Oggi vogliamo condividere con voi un video su come fare la marmellata con la macchina del pane. Abbiamo fatto la pizza, con diversi molti impasti. Chiedono, ma com'è venuta la pizza? È venuta buonissima. Croccante, l'abbiamo detto alla fine del video. Non guardate i video fino alla fine, è venuta molto buona. Quindi, è venuta buona la marmellata? Non lo so. Spostiamoci di là e andiamo a vedere la marmellata come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra marmellata di arance con la macchina del pane iCook. Questa ricetta è molto rivisitata da me rispetto al libretto di istruzioni, quindi se non verrà, ragazzi, sarà tutta colpa mia. Innanzitutto sto usando dello zucchero di canna integrale e non lo zucchero raffinato bianco. 300 g di questo zucchero, ma potete usare anche il raffinato bianco, 600 g di arance e non sto usando l'addensante tipo pectina o gel per budini, ma come addensante utilizzerò soltanto la mezza mela grattugiata, quindi una marmellata super naturale, senza l'aggiunta di acqua e senza l'aggiunta di niente. Infine aggiungerò le scorzette messe a bagno per 2 giorni di 3 arance. Sono le scorzette a cui qui veramente ho tolto tutta arancia assolutamente bio, lo do per scontato, ragazzi. Per fare la marmellata di arance, specie con le scorzette, dovete utilizzare solo arance bio. E le scorzette vanno messe in ammollo e l'acqua va cambiata ogni 12 ore per 2-3 giorni per togliere tutto l'amaro che risiede tra gli oli essenziali. Io questa operazione l'ho già fatta, quindi le mie scorzette sono state bagnate e tenute in ammollo per molto tempo, quindi eccole qua, di 3 arance. Come vedete io ho delle arance maggiormente mondate e delle arance invece a cui ho lasciato un po' di pellicina bianca. Questo perché la pellicina bianca porterà maggiormente l'amaro alla vostra marmellata. E siccome a me la marmellata di arance piace con un po' di amaro, come prima cosa da taglio a dadolini le mie arance. Cerco di non far perdere molto succo, perché il succo lo dovranno perdere un po' in cottura. Prima di passare alla vera e propria lavorazione, faccio a minuzzo le mie scorzette di arancia, le riduco in striscioline, in pezzetti. Questa marmellata, ovviamente, potete farla anche con la pentola sul fuoco normalmente. L'unica differenza è che invece di programmare e andarvene da un'altra parte, dovete stare lì a rigirare continuamente la marmellata. Unica avvertenza, attente agli schizzetti di marmellata che sono infingardi come quelli di salsa di pomodoro. Allora, come prima cosa inserisco le mie scorzette nel cestello, poi grattugio la mela e la inserisco nel cestello, quindi inserisco lo zucchero, tutti e 300 grammi, e da ultimo piano piano le arance. Se voi volete una marmellata più fluida, potete tranquillamente dare una frullata alle arance. Io invece, siccome preferisco i pezzotti, mi piace di più, seppur penso li sfalderà grandemente, ma se ci rimane se ne rimane qualcuno io sono ben contenta, allora le ho tagliate in pezzotti grossi. Non aggiungo nessun altro ingrediente, vado su menu e seleziono il programma 13 1:05, che è il programma per le marmellate, e allora start e ci vediamo alla fine, vediamo cosa ne viene fuori.
Appena suonato il timer, allora apro, Wow! Ancora ovviamente credo sia liquida, perché se è come la marmellata normale dovrebbe essere tale. Sì, è bella però, liquidosa. Però, ma no, è normale perché lo zucchero è fuso, adesso poi raffreddandosi rapprenderà. Benissimo. Speriamo. Allora, ma voi la vedrete, Quindi tiro fuori il cestello. Pulisco la macchina dopo averla staccata ancora da caldina, perché poi se si rapprende lo zucchero sarà difficile. Quindi ricordiamo a tutti quanti che questa operazione va fatta con la presa staccata. Certo. Perché se no ci rimanete appesi. Bravi. E noi non vogliamo questo. Quindi dopo una mano di cera torna tutto come prima. No, la sto pulendo semplicemente con l'acqua. Bravo. Niente cera. Sì, fai bene, fai bene. Ok, macchinetta in tonza, la ripongo. State attenti a non toccare sopra perché qui... non è caldissima, si può toccare, però certo un po' caldina, Ora, se dovete conservare la marmellata, procedete con la sterilizzazione dei barattoli e quindi l'invasettamento. Io invece utilizzerò la marmellata per una crostata che farò a breve, quindi, ma molto a breve, quindi non farò nulla del genere. Mi limiterò a versare il contenuto all'interno di una ciotolina per fare raffreddare. Che bello! Io spero rapprenda, perché sennò non è venuta bene. Ci vediamo dopo per la prova. L'odore è strepitoso, ancora è molto liquida, quindi inutile farvi vedere la consistenza, perché ancora è così molto liquida. Ma adesso aspettiamo che si raffreddi e rapprenda un pochino. Oggi marmellata, finiamo qua. Vi lascio poi al frame in cui vi faccio vedere la consistenza. Bene, avete visto come questa macchina del pane può anche fare la marmellata. Noi ci vediamo di là per le considerazioni, giusto? Finali, ciao! Bravo. Vediamo un po', eh sì, ha gellificato, sì ragazzi, è marmellata, che bella, è tutta gelli, wow, fantastica. E allora adesso mettiamola in un bel barattolino e dopodiché facciamo le foto. Ciao. Bene, avete visto com'è semplice fare la marmellata? Basta mettere tutto nella macchina, accendere e andarsene via. Sì, però stare anche lì a guardare se gellifica. Casomai aumentare un po' i tempi, prolungare un pochettino i tempi se la vostra non gellifica. Io ho voluto fare l'ostinata e l'ho voluta fare senza pectina. Ma se la fate con la pectina avrete un risultato molto migliore del mio, perché gellificherà in un istante, visto il risultato che ho avuto con la mia. Prossimamente cosa faremo? Prossimamente facciamo un pane, perché l'unica cosa che ancora non abbiamo fatto, abbiamo fatto un po' di tutto, e poi la pasta frolla voglio provare anche, e diteci anche, voi. Vorrei anche una marmellata di fragole. Sì, ma ora mi sta stancando il braccio, quindi chiudiamo in fretta. Benissimo, e quindi mi raccomando, comprate l'ultimo numero che è uscito in edicola di Due Cuori e una Cappa, e noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao!